Vuol dire che, non so se qualcuno di voi ha l'idea di una possibile risposta. Sentiamo te, ma è difficile. Senza l'acqua non crescono le piante, senza le piante non crescono gli erbivori. No, 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 è una che, un qualcosa che ha a che fare con la formazione dei fossili. L'acqua ha dei minerali che trasformano le ossa in pietra. È giustissimo. L'acqua minerale si chiama così perché contiene dei minerali che si depositano nella parte spugnosa delle ossa. E quindi l'acqua favorisce il fenomeno della fossilizzazione. Benissimo, adesso lo vediamo meglio. Allora, partiamo con la nostra Italia dell'inizio del Giurassico. All'inizio del Giurassico l'Italia era una terra emersa o era un'altra cosa? Era, no, guardate un po' lì, era tutta sott'acqua, all'interno di un golfo grandissimo. Dov'è il puntatore? Il puntatore è davanti. C'è il puntatore qua? All'interno, non lo vedo. No, scusate. Applauso per il balletto. Dov'è? Non è un gran puntatore. Ero a metà del... Ok. Allora, all'interno di un golfo molto ampio, di un oceano che si chiamava Tetide, era tutta sott'acqua e quindi lì c'erano animali che vivevano nell'acqua, ma non animali che vivevano fuori dall'acqua. Come per esempio, dicevano i paleo... Allora c'erano, no, trilobiti prima del Giurassico sono vissuti, quindi erano già spariti. I plesiosauri, le ammoniti, le conoscete quelle con chi li ha arrotolati? Gli ittiosauri. Ma gli ittiosauri, i plesiosauri, sono dinosauri o no? No! No! Sono rettili marini. I dinosauri vivevano di solito, non tutti vedremo, ma quasi tutti i dinosauri vivevano fuori dall'acqua. E quindi i geologi e i paleontologi dicevano in Italia non verranno mai trovati dinosauri perché l'Italia era tutta sommersa dall'acqua. Sia nel Triassico che nel Giurassico che nel Cretaceo, i tre periodi dell'era mesozoica. Invece poi alla fine non fu così. E tant'è vero che adesso conosciamo anche un dinosauro trovato in Lombardia, che tranquilli, adesso riposatevi le braccia, che piano piano li sveliamo tutti, perché in questo libro ci sono tutti i protagonisti di cui vi parlo oggi, uno per ogni capitolo. Allora, questa qui è una foto fatta dall'aereo, un aereo che decolla da Malpensa. Se voi prendete l'aereo sapete dove guardare, vedrete che qui, sulla pendice meridionale di Monte San Giorgio, c'è una cava che si vede molto bene perché è in mezzo alla vegetazione, in mezzo alle piante, quindi si vede la roccia grigia come se fosse un po' una ferita nella montagna. Quella lì è una cava grandissima che sta al confine tra la Lombardia e la Svizzera. Questa cava è fatta di un calcare marino, infatti è pieno di resti di ricci di mare, di conchiglie, ok, eccetera. Un giorno però, nel 1996, un signore appassionato di fossili, alla domenica, è andato nella cava quando era chiusa e dopo che gli operai della cava avevano fatto scoppiare con la dinamite tutti questi blocchi di roccia, rigirandoli, a un certo punto ho visto dentro delle ossa molto grandi che non erano le ossa di un animale marino. E poi vedremo perché.
Allora cosa abbiamo fatto? Lui ci ha chiamati e noi del museo, insieme a dei nostri collaboratori, tra cui questo signore si chiama Claudio, siamo andati lì e abbiamo, siccome i blocchi erano molto pesanti, abbiamo tagliato le parti dove si vedevano le ossa che venivano fuori, le abbiamo portate al Museo di Storia Naturale e abbiamo cominciato a lavorarle. Come lavorarle? La roccia era durissima, con gli scalpelli si sarebbe rotto tutto. Allora abbiamo seguito un metodo di preparazione chimica, cioè abbiamo messo nell'acido per far sciogliere la roccia, ma per conservare le ossa. Questo signore è Angelo Zanella, che adesso è un signore molto anziano, che è quello che ha trovato le prime ossa di questo dinosauro. E qui vedete delle immagini un po' non chiare, perché sono state girate nel 1996, quindi fatte con una telecamera un po' vecchia. Lui stava camminando su per questo pendio e ha visto delle ossa dentro nei blocchi di roccia che erano pesantissimi. Li abbiamo portati al museo e li abbiamo lavorati un po' con questi piccoli scalpelli. Sentite il rumore? C'è l'aria compressa che fa vibrare la punta molto velocemente. Okay? Servono per far saltare via la roccia intorno. E poi ogni tanto, anzi tutti i giorni, si metteva dentro nell'acqua con un po' di acido. E qui vedete queste bollicine, sono la reazione chimica che fa la roccia e libera piano piano, guardate, dopo 300 era un osso lungo che viene fuori, e quello è l'osso del braccio. Eccolo qui, con questa parte che sembra spugnosa, dove facevamo entrare una colla che lo proteggeva. E poi l'abbiamo, tutte le ossa, anche questo qui, le abbiamo messe ricoperte di plastilina e abbiamo colato il silicone per fare degli stampi. All'interno di ogni stampo abbiamo colato una plastica e così abbiamo ottenuto delle copie perfette di queste ossa, che erano rare e andavano protette, poi anche per scambiarle con altri musei e per montare una vetrina con le ossa di questo nuovo animale, che è diventato conosciuto, adesso è conosciuto come il primo dinosauro trovato in Lombardia. Ed è un dinosauro importante anche perché è il più antico dinosauro predatore di grandi dimensioni del periodo giurassico. E adesso vedremo. Eccolo qua. Allora, le ossa che abbiamo trovato sono pochissime, circa 20, e sono colorate qui in rosso nello scheletro ricomposto, ok? Però c'era anche un dente, c'era anche questo osso del braccio destro che si chiama omero, c'era anche l'osso del braccio sinistro che si chiama anche lui omero, però omero sinistro. E poi c'era un osso strano di cui parliamo dopo, a forma di V. Siamo stati fortunati anche a trovare queste ossa qua, che sono le ossa del polso della mano e le falangi delle dita della mano. E adesso vi spiego perché è stato importante trovare queste ossa. Allora, l'abbiamo battezzato con un nome in latino, come si fa sempre con gli animali, Saltrio Venator Zanellae, che vuol dire predatore di saltrio dedicato a Zanella, che è quel signore che l'ha trovato. Era un nuovo genere, nuova specie di dinosauro. Anche se c'erano poche ossa, siamo stati in grado di dire che era una specie nuova, perché la sua carta d'identità fatta con queste ossa è unica. Non c'è nessun dinosauro con queste caratteristiche. Abbiamo, come avete visto, abbiamo fatto i calchi, quindi abbiamo riprodotto e messo in vetrina delle copie delle ossa vere, perché quelle vere non volevamo danneggiarle. E quante dita ci sono in questa mano qui? 4. Però c'è un ditino piccolino che ci sta facendo capire che questo dito sta scomparendo nell'evoluzione dei dinosauri, perché prima c'era, nelle mani avevano 5 dita, poi sono diventate 4 nei ceratosauri, che è la famiglia sua, poi 3 dove? Negli allosauri,
nei Velociraptor. E poi chi è che ha due dita nelle mani? Piccolo. Tirannosauro. Ok? Quindi nel corso dell'evoluzione dei dinosauri sono diminuite le dita, il numero delle dita. Adesso vi spiego perché questo dinosauro è una specie nuova, diverso da tutti gli altri, per un osso particolare. Sapiranco è unico, si distingue da tutti gli altri dinosauri per avere questa fossa molto profonda, circondata da un labbro osseo molto sollevato. Riarticolato con la sua prima falange, mostra una capacità di movimento molto ampia e potente delle dita della mano. Insomma, questo dinosauro aveva delle mani d'acciaio. Allora, avete capito? La presenza di queste articolazioni molto robuste ci fa capire che c'erano dei tendini forti nelle mani. Quindi il Saltrimator aveva una mano molto forte. Siccome ci sono dei dinosauri che gli assomigliano ma che non sono uguali, come il Ceratosauro, che hanno questa punta di osso ma non così grande, allora abbiamo capito che questa qui era una particolarità, una caratteristica unica che fa parte della carta d'identità di Saltrimenato. Però era un parente di Ceratosaurus, che qua vedete è più piccolo se vedete le due ossa. Allora, abbiamo ricostruito il Saltrimenator usando la testa di un Ceratosauro. Questa è la testa originale che sta a Washington in America, dove si può vedere queste creste. È un dinosauro che ha delle creste sulla testa. E così abbiamo ricostruito Saltrimenator con le proporzioni del corpo di un Ceratosauro, però mettendogli dentro le sue di ossa, quelle in arancione. Il risultato è stato che questo dinosauro era lungo 7,5 metri e pesava circa una tonnellata. Ok? Una tonnellata vuol dire 1000 chili. Ok? Quindi, anche se abbiamo trovato poche ossa, questo dinosauro lo conosciamo abbastanza bene, tant'è vero che abbiamo potuto fare un modello in grandezza naturale, lo potete vedere davanti alla facciata del museo di storia naturale. Non è Ciro, abbiamo parlato fino adesso del Saltrimenator. E vedete che ha le creste anche lui. Calma. Niente veleno. Senza acqua, niente fossili. Come mai si è conservato questo fossile? Perché il suo corpo, quando lui è morto, è stato trasportato sul fondo del mare. E lì è stato ricoperto da una sabbia fine, questa qui che vedete in grigio, e sopra altri strati di sabbia, perché il mare è diventato sempre più profondo durante il periodo giurassico, sono passati milioni di anni, lui è rimasto sul fondo del mare fin quando non si sono formate le Alpi, che si sono sollevate, la crosta oceanica durante i terremoti, cosa succede? Si muove, si è sollevata, si è formato Monte San Giorgio, dove adesso c'è Varese, la Svizzera, e la pioggia e la neve hanno cominciato a consumare la roccia. Poi sono arrivati gli uomini con la dinamite e ad un certo punto è saltato fuori lo scheletro. Sono saltate fuori le ossa di Saltrio, che poi abbiamo chiamato con quel nome lì. E allora qua vedete che nel primo capitolo del nostro libro, che ho scritto con mio figlio Stefano, che ha 8 anni, quindi con lui che mi fa le domande, ci sono dei disegni bellissimi di Saltrimenator e lui mi chiede, papà, che cos'era? Perché mi chiede che cos'era? Io rispondo, accidenti, hai visto le creste sulla testa? Ma perché? Perché noi, nella seconda parte di ogni capitolo del libro, succede che Stefano, dopo che ha visitato il museo ed è tutto gasato di quello che ha visto, troviamo io e lui nel passato, in questo caso nella foresta di Saltrio,
con un saltrione nato che ci insegue. E allora qui nel libro tu l'hai letto. Io ho letto tutto il primo capitolo. Ok. Allora sai cosa succede? Che dopo riusciamo a scappare, ci salviamo, eccetera. E tutti i capitoli sono fatti così. Così c'è una parte dove io gli spiego perché le ossa sono fatte in quel modo e lui lo capisce meglio quando vede l'animale che si muove, perché capisce che quelle ossa sono attaccate dei muscoli, alla pelle, eccetera. Quindi facciamo tornare in vita i dinosauri. C'è anche una cosa lì, sempre nel capitolo di Saltrio, c'è un confronto tra questo osso che di solito non si trova mai, che si chiama furcula, e quest'altro che invece noi possiamo trovare tutte le volte che mangiamo il pollo allo spiedo, il pollo arrosto. Dove lo troviamo questo osso qui nel pollo? Nel petto, quello lì è un osso che sta proprio qua davanti e che pensate è comparso nel Saltrio-Venator, uno dei dinosauri più antichi del mondo, ma è andato avanti nell'evoluzione dei dinosauri, è rimasto quell'osso ed è stato incorporato nel petto degli uccelli. Perché gli uccelli sono che cosa? I dinosauri sono gli antenati degli uccelli, quindi gli uccelli sono i discendenti dei dinosauri. E questa cosa che sembra incredibile, adesso la conosciamo benissimo, perché abbiamo trovato tanti fossili, anche di dinosauri con le penne addirittura, che hanno uno scheletro da velociraptor o qualcosa del genere. Erano già bipedi. Le zampe davanti all'inizio gli servivano per catturare le prede e poi sono diventate, si sono allungate sempre di più e sono diventate utili per volare. Ma per volare ci vogliono le penne. E infatti già i dinosauri hanno sviluppato un corpo ricoperto di penne e di piume. Qui c'è un altro dinosauro che alla fine non è un parente tanto lontano degli uccelli. Ed è Ciro. Ciro. Perché da Ciro a Scipionix? Perché prima i giornalisti l'avevano chiamato Ciro, poi quando l'abbiamo studiato abbiamo capito che era una specie nuova e gli abbiamo dato un nome scientifico, che è Scipionix samniticus, perché viene dal sannio. Qui pensate che oggi c'è anche un signore che è stato il primo a fare tutte le foto a Ciro quando l'abbiamo studiato, perché lavorava nella soprintendenza di Salerno dove era stato portato Ciro. Leonardo, alza il braccio che ti resta, eccolo lì. Leonardo Vitola, bravissimo per lui, perché tutte queste foto anche le ha fatte lui, perché gli spiegavamo. Perché era importante fotografarlo. Allora, qua c'è una differenza, perché? Perché qui è come quando l'abbiamo visto la prima volta. L'aveva trovato un signore che l'aveva portato a casa, ma in Italia i fossili non si possono tenere quelli importanti. L'abbiamo convinto a consegnare questo fossile allo Stato e così abbiamo pulito con degli aghetti, questa volta a mano, sottilissimi, perché era delicatissimo, abbiamo impiegato centinaia di ore. E qui vedete la testolina com'è cambiata, si vede molto meglio l'occhio, che è piccolo o grande? Grande. Il muso è lungo o corto? Corto. Corto. Perché? Perché era un cucciolo. Ma lui è diventato famoso in tutto il mondo, soprattutto con la copertina di questa rivista qua, che dicono che è la più importante del mondo, perché... Non per solo perché era italiano, era la prima volta che veniva trovato un dinosauro in Italia ed era il 1993. E poi l'abbiamo studiato tantissimo, io ho scritto quel librone lì di 300 pagine, abbiamo impiegato 5 anni io e il mio collega Simone. Ma perché? Perché oltre alle ossa c'erano gli organi interni fossilizzati. Adesso li vediamo. Perché è un cucciolo? Perché ha il muso corto, perché ha gli occhi grandi, sono tutti caratteri infantili, come i cuccioli dei cani, dei gatti. Ma aveva anche questa cosa, questa caratteristica.
un buchino sopra fra le ossa che si chiama fontanella e che, c'è, e che avete anche voi quando, quando siete nati, perché le ossa non si sono ancora formate tutte, non si sono ancora chiuse bene, ok? Quindi i vertebrati, anche se non siamo proprio parenti dei dinosauri, ci sono delle caratteristiche che ci uniscono un po' durante la crescita, ok? Allora, qui vedete Ciro fotografato con la luce naturale. Però, allora, già qui si vedono delle cose incredibili. Per esempio, nella pancia c'è l'intestino conservato benissimo, questa specie di salsicciotto. È anche pieno perché c'era dentro il suo cibo. Lui è morto, poverino, pochi giorni dopo la nascita. È uscito dall'uovo, ha mangiato un po' di cose che abbiamo trovato nella sua pancia e poi probabilmente è annegato in una laguna. Ma la sua fossilizzazione è iniziata poche ore dopo la morte, quindi subito ha iniziato a pietrificare. E in questo modo si è conservato tantissimo bene. Per vedere bene i suoi organi interni dobbiamo fare una foto con la luce ultravioletta. Guardate come si trasforma con la luce ultravioletta. Si vede tantissimo, molto di più, questo color oro che indica la presenza di sostanze organiche, tracce organiche fossilizzate, quindi i tessuti dei suoi organi che erano nella sua pancia. E questo è una cosa che non c'è in nessun altro dinosauro al mondo. Guardate quante cose, adesso non abbiamo il tempo di spiegarle, ma pensate che ogni colore che vedete è un tipo di tessuto diverso, è un tipo di organo diverso. Quindi ci sono anche tracce, non solo l'intestino, tracce del fegato, del cuore, dei muscoli nel petto e alla base della coda. E in alcuni casi sono conservati così bene che si vedono anche le cellule. Queste sono le pieghe dell'intestino, guardate che roba. Qui vediamo le cellule della muscolatura, si vedono anche con una macchina fotografica, con un obiettivo molto potente. Ma al microscopio elettronico vediamo proprio le cellule ancora tridimensionali. Si vedono benissimo come nelle cellule di un animale appena morto, oppure anche come nelle cellule umane. Queste sono cellule della nostra muscolatura e sono uguali a quelle che abbiamo visto prima. I muscoli striati sono fatti da queste cellule allungate con queste striature. E quindi ci fanno capire che Ciro era capace di muoversi bene, come noi, aveva dei muscoli molto ben formati. Addirittura qui abbiamo ricostruito la posizione degli organi dentro nel corpo, insieme a Fabio Manucci, che è un paleoartista italiano bravissimo, e vedete che è ricoperto di, di un piumino che serviva per tenerle caldo il suo piccolo corpo. Ecco gli organi. Allora, come ha fatto a conservarsi così bene? Abbiamo detto, questa montagna, che si chiama Pietraroia, il nome del paesino dove è stato trovato, in provincia di Benevento, adesso è una distesa di pietra, ma questa pietra in realtà era una sabbia fine, che si è depositata dove? Sul fondo del... Possiamo andare indietro nel tempo, immaginiamo, ecco com'era la laguna di Pietraroia, così. Come le isole Bahamas, che ci sono oggi, vicino agli Stati Uniti, con la vegetazione fuori, vicino alla riva, quando è arrivata questa tempesta improvvisa, probabilmente il dinosaurino è annegato ed è stato ricoperto subito da questa sabbia finissima, che ha permesso la sua conservazione. Non è stato mangiato da nessun altro, ma è stato ricoperto da questa sabbia. E quindi la sua fossilizzazione è iniziata vicino a questa spiaggia, pochi attimi dopo la sua morte. E qui vedete il nostro Cirino nel libro, nel terzo capitolo del libro. Nel quarto capitolo parliamo invece di un altro dinosauro, che anche questo è nuovissimo per l'Italia. Qui siamo a circa 40 chilometri da Roma. E qui sulle colline, dalle parti, sui Monti Prenestini, a un certo punto un signore, questo signore si chiama Antonio,
mi ha mandato delle fotografie di... Dice, dottore, le mando delle fotografie perché io dentro nel muretto del mio giardino, io ho preso delle pietre per fare un muretto, adesso voglio spostare il muretto, le ho prese tutte in mano di nuovo. E dentro in una io faccio le radiografie alle persone. Lui era un tecnico degli ospedali, dove ci sono i radiologi, che sono quelli che fanno le radiografie. E lui ha detto, io ho visto che qua sembra di vedere un osso, però non sono sicuro. E lui ha visto questa cosa qui, ma tutto il resto era dentro nella roccia. Allora ha spedito a Milano questo pezzo di roccia e noi l'abbiamo pulito, come avete visto prima, ed è saltata fuori, piano piano, una vertebra. Qui vedete il tessuto spugnoso dell'osso e qui vedete la roccia che deve essere ancora tolta. Alla fine, questa vertebra, tirata fuori ben bene, ha mostrato queste due strane braccine messe in avanti, che si appoggiavano quando l'animale era vivo a queste altre cavità, e quindi formavano le vertebre, una catena, una dietro l'altra, così. Ma la forma di questa vertebra è talmente particolare che ci ha fatto capire a che dinosauro apparteneva. Qui vedete due dinosauri che assomigliano tantissimo. Uno si chiama Malawisauro e l'altro si chiama Baurutita. Vedete che c'è il corpo della vertebra e poi queste braccine in fuori. E la spina che sta sopra non è come quella dello spinosauro, è una spina corta. Ok? Queste sono, vengono dalla coda di un dinosauro che abbiamo chiamato Tito. L'abbiamo chiamato Tito perché... abbiamo trovato solo tre ossa, non potevamo dire che era una specie nuova, perché i nostri colleghi in giro per il mondo hanno detto hai trovato tre ossa, gli vuol dare il nome e il cognome? Non si può, perché non si sa che specie è. Secondo me è una specie nuova, però ci hanno detto così. Allora lo abbiamo soprannominato Tito perché c'è stato... Tito era un imperatore romano e le ossa sue le abbiamo trovate vicino a Roma. E poi anche perché è un titanosauro, allora ci piaceva che il soprannome Tito ci facesse ricordare che era un titanosauro. Ma i titanosauri erano molto grandi, invece questo qui, che era già adulto, era lungo 4-5 metri, ok? Meno del Saltrivenator. Però queste vertebre della coda erano così robuste che noi abbiamo pensato che servivano come puntello, cioè che poteva alzarsi in piedi come fanno i canguri per raggiungere magari gli alberi più in alto, come facevano anche altri dinosauri. Ok. Ok. Qua vedete alcuni dei titanosauri più grandi del mondo, che arrivavano a 35, forse 40 metri di lunghezza. Pensate che bestie. Siamo nel Cretaceo, eh? Sì, Patagotite, c'è anche Patagotite, però, scusa un attimo, gli altri stanno zitti e non parlano. Tu sai tantissime cose, l'abbiamo capito, però stai tranquillo che poi avrai modo di parlare. Chiaramente qui sono state trovate più ossa, quindi si sa come erano grandi, come erano fatti. Questi erano dei veri giganti. Se noi li confrontiamo con il nostro Tito, possiamo quasi dire che Tito era un titanosauro nano. Era un nano in mezzo ad una famiglia di giganti. No, non era un cucciolo, perché quella vertebra lì è formata molto bene. Non è una vertebra di un baby, di un piccolino che sta crescendo, una vertebra molto ossificata, cioè ben robusta. Quindi vuol dire che lui era adulto, ma che non superava certe dimensioni. D'altra parte l'Italia, abbiamo detto che prima era quasi tutta sott'acqua, in realtà non era sott'acqua, era formata anche nel Cretaceo da una catena di isole non tanto grandi. E se io abito su un'isola piccola, non c'è tanto cibo a disposizione, per sopravvivere non devo diventare troppo grande, ok? Mi conviene rimanere piccolo. Nella storia dell'evoluzione, questo è successo tante volte,
Per esempio, anche in Sicilia sono stati trovati degli elefantini lunghi un metro soltanto, da adulti, perché erano degli elefanti nani, ok? È una strategia per sopravvivere. Altro capitolo, altro dinosauro. Qui parliamo di un posto vicino a Trieste, dove c'è una cava, anche qui, dove dei geologi un giorno hanno cominciato a trovare delle cose strane intrappolate nella roccia. Questo è come un, immaginatevi, un toast, un panino, con dentro, anziché il salame, ci sono dentro delle ossa schiacciate dentro. E vuol dire che lì c'è stato uno strato sopra l'altro di sabbia che ha intrappolato poi delle ossa di un animale che bisognava tirare fuori. Anche qui con l'acido, il mio collega Fabio ha lavorato su queste. Questa foto è proprio di quel pezzo di braccio. Quindi queste ossa che si vedono erano più o meno qua. Poi l'hanno tirato fuori tutto, l'hanno studiato e gli hanno dato un nome, Tetisadros. E questo è lungo 4 metri, un bellissimo dinosauro. E hanno scoperto che non era solo, ma che viveva in un branco e tutto il branco è morto e fossilizzato. Ok? Quindi erano animali che vivevano insieme, come nelle mandrie di mucche, di erbivori. E erano erbivori a becco d'anatra, avevano questo becco allungato con cui strappavano le foglie e poi le tritavano con queste centinaia di denti. Finora sono stati studiati bene due Tetisadros, uno è stato chiamato Antonio, l'altro è stato chiamato Bruno. Uno è più grande dell'altro perché era più vecchio. Bruno ha 15 anni e Antonio ne aveva 11 quando è morto. Come si fa a saperlo? Si contano gli anelli che stanno dentro nelle ossa, come negli alberi. Stessa cosa. Si tagliano le ossa sottili sottili, si guardano al microscopio e si vedono questi anelli di crescita. Ecco qua, riassumiamo i dinosauri che abbiamo visto finora. Allora, Saltrio Venator, Antonio e Bruno, Ciro, Tito. Trovati in posti diversi dell'Italia, di epoche diverse. Vedete, il blu è il Giurassico, il verde è il Cretaceo. Qui adesso parliamo di un animale che non è un dinosauro, ma che ha dei denti che assomigliano a quelli di un tirannosauro. Perché? Come fate a dire che ha i denti come quelli di un tirannosauro? Perché si vede dalla foto. Si vede dalla foto. Cosa c'è qua? Queste seghettature grandissime, grandissime. Ogni seghettatura è grande un millimetro in un tirannosauro. Solo che questo dente è stato trovato in Madagascar, ok? Ed è del Giurassico. Nel Giurassico c'erano i tirannosauri? No! No! I tirannosauri in Madagascar sono stati trovati? No! No! Però hanno dei denti che gli assomigliano tantissimo, sembrano delle banane con le seghettature. E siccome noi all'inizio avevamo in mano soltanto un dente, non sapevamo che animale fosse. Poi è successo che un museo francese mi ha scritto e mi ha detto: guarda che noi abbiamo un pezzo di naso e abbiamo un pezzo di bocca con dentro dei denti, piantati dentro dei denti come quelli che hai trovato tu. Allora non è che stiamo parlando dello stesso animale? Allora abbiamo chiesto al nostro amico Fabio Manucci, paleoartista, di ricostruire l'aspetto di questo animale solo in base a queste ossa. Non è stato facile, ma poi alla fine siamo riusciti. E praticamente vedete che qui sopra il naso c'è un buco grandissimo, che sono le narici. Nei dinosauri le narici sono di fianco, non davanti. E invece le narici davanti le hanno i coccodrilli. E allora abbiamo capito che questo qui era un coccodrillo gigantesco che abbiamo chiamato Razana,
un coccodrillo giurassico talmente grande e forte che con quei denti lì era capace di triturare le ossa. E probabilmente il nostro Razana si mangiava anche questi dinosauri qui, che sono vissuti in Madagascar insieme a lui. Ok? Quindi non è vero che i dinosauri erano sempre gli animali più forti di tutti, ok? Dipende da dove ci troviamo, in che periodo. Quindi lui era un mangiatore di carogne, ma ogni tanto forse era in grado di mangiarsi anche qualche dinosauro. Ora vediamo gli ultimi due capitoli del libro che corrispondono ad altri due animali. E ritorniamo nell'acqua, ma ritorniamo nell'acqua passando di nuovo da Varese e da Monte San Giorgio, perché lì ci sono anche delle rocce del Triassico, cioè di un periodo che viene prima dei dinosauri, e dove si trovano tantissimi fossili, tant'è vero che noi del Museo di Milano abbiamo scavato in questo buco per 15 anni di fila, e ogni domenica mattina andavamo lì e ogni strato lo sollevavamo come le pagine di un libro, era come sfogliare le pagine di un libro. Ogni pagina che stava più sotto era più indietro nel tempo, perché queste rocce sono più giovani di quelle sotto, sono depositate una sopra l'altra ed erano sempre sul fondo del mare, quindi anche qui senza acqua niente fossili. Ad un certo punto il nostro amico Sergio e tutti quelli con cui eravamo ha trovato la punta di un muso affilato. Allora abbiamo deciso di tagliare come se fossero le piastrelle di un pavimento tutte le rocce di questo strato, perché era dentro intrappolato in uno strato solo di 3 centimetri, ma era un animale grandissimo, era schiacciato dentro. Abbiamo portato tutti questi blocchi di roccia a fare le radiografie all'ospedale. Avete visto prima qua? Questa è la radiografia della testa di questo animale qua. Questo è un ittiosauro di quasi 6 metri, di una specie nuova, anche lui, che abbiamo battezzato Besanosauro, perché viene dal paese di Besano. Lo potete vedere al Museo di Storia Naturale, esposto, lo potete anche toccare, perché questa è una copia delle sue ossa, quindi potete toccare. Le ossa originali le teniamo nel sotterraneo. E aveva una forma, era un rettile, ma era talmente abituato a stare nell'acqua che aveva perso le zampe dei suoi antenati, che erano delle lucertole, si è abituato a vivere nell'acqua e ha trasformato le zampe in pinne. E gli ittiosauri si sono abituati talmente tanto a stare nell'acqua che non uscivano dall'acqua nemmeno per deporre le come facevano a fare nascere i loro piccoli? Erano ovovivipari, cioè tenevano le uova nella pancia finché il piccolo non era formato. Perché diciamo che erano rettili, che non erano come i pesci, per esempio, che hanno le branchie per respirare? Perché nella testa del Besanosauro e di tutti gli altri ittiosauri troviamo la narice. Il buco del naso vuol dire che l'aria entrava di qua, andava dentro per la gola attraverso la trachea e raggiungeva i polmoni. Quindi gli ittiosauri dovevano venire a galla per respirare. Ogni tanto, se no, annegavano, come i delfini e le balene, anche se non sono parenti. Ok? Eccolo qua il nostro Besanosauro, e l'abbiamo ricostruito anche sul nostro libro con che cosa? Con un piccolino. Lo vedete il piccolo là, di fianco alla sua mamma? Perché questo Besanosauro in realtà era una Besanosaura. Cioè abbiamo trovato nella sua pancia, no, queste ossicine piccole sono uguali a queste, sono le vertebre del piccolo che non si era ancora formato, ma che lei aveva nella pancia.
e quando poi se lei fosse continuata a vivere, il piccolo sarebbe nato. Invece lei è morta per qualche causa che non sappiamo, prima che il piccolo finisse di formarsi. Ok? Però, allora, lei era lunga già 6 metri, però ci sono dei besanosauri che arrivano quasi a 8 metri, quindi era una giovane, una giovane mamma. Adesso vediamo l'ultima e la più clamorosa delle scoperte, forse, per ora, a cui ho partecipato anche io. Cioè il ritrovamento dello scheletro più completo di spinosauro. Dopo che erano andate distrutte le ossa che erano state studiate da quel signore là, questo Stromer, ok? A un certo punto nel 2008 ho cominciato a sapere che venivano fuori dal deserto del Sahara in Marocco delle ossa di un animale che assomigliavano, probabilmente che appartenevano ad uno spinosauro, perché c'erano delle vertebre con le spine lunghe. Allora, grazie a questo mio collega che si chiama Nizar Ibrahim, che parla arabo, siamo andati in Marocco, abbiamo ritrovato questo signore che aveva trovato le prime ossa, ma non voleva dirlo perché aveva paura, perché aveva tutta una storia lunghissima, le aveva vendute, io avevo visto le fotografie di queste ossa, ma noi volevamo che queste ossa venissero scavate tutte insieme e finissero in un museo, possibilmente nel suo paese, in Marocco, dove poi siamo riusciti a fare questa cosa. Siamo ritornati lì, ci siamo fatti accompagnare dal beduino in cima a questa collina, pensate, guardate le auto, sono qua in fondo. Bisognava lasciare tutte le volte le auto qua in fondo, camminare per un'ora, un'ora e mezza, l'abbiamo fatto anche a novembre dell'anno scorso, perché questo scavo per cercare le ossa che rimanevano sta andando avanti da tantissimi anni. C'è stato anche il Covid che ci ha frenati, abbiamo dovuto fermarci, abbiamo ripreso, abbiamo trovato qua e tutte le volte che siamo tornati lì abbiamo trovato ancora le ossa di un animale solo. Quindi lo stiamo tirando fuori tutto, grazie a dei soldi che ci ha dato National Geographic, che è una società americana importantissima di esplorazione, stiamo tirando fuori tutto il dinosauro. E adesso vedrete lo scavo delle vertebre della coda di questo spinosauro, filmati originali di 2-3 anni fa. Allora, bisogna sempre fare un pezzo con l'auto, da dove si dorme, poi si fa una strada sterrata per un'ora e mezza e poi si deve camminare su e giù per questo pendio di rocce affilate che taglia. Inizio lavorando a mano e poi con i martelli pneumatici abbiamo cominciato a rompere la roccia, non dove c'erano le ossa, 2 metri sopra. Ormai sappiamo qual è lo strato dove ci sono dentro le ossa di questo dinosauro, quindi bisogna lavorare prima col martello pneumatico, poi con gli scalpelli a piedi nudi, sì, quello lì è un po' matto, e poi intanto abbiamo anche setacciato tutta la sabbia che aveva buttato giù il beduino, perché dentro nella sabbia ogni tanto c'erano dei pezzi di osso, eccolo lì, che lui aveva dimenticato perché cercava quelle grosse. Questa è una vertebra della coda e la sto pulendo piano piano. Qui ci sono altre vertebre, guardate, 2 con le spine, 2 vertebre ancora vicine, che sono venute fuori dopo 98 milioni di anni. Facciamo il gesso sopra per proteggerle e poi le portiamo giù sulle spalle, perché lì non è. Questo è un osso che non ha bisogno del gesso, è un osso della gamba, bello robusto, un osso della caviglia. Qua le ossa sono state portate tutte a Casablanca, la città dove c'è l'università, e tutte le vertebre della coda le abbiamo messe sul tavolo dopo che sono state pulite. Stiamo discutendo sulla forma di queste ossa stranissime e vedete una cosa incredibile che nessun dinosauro ha.
questa coda alta e piatta con queste spine lunghissime, che è una coda da tritone, una coda da animale acquatico. Anche i girini hanno quella coda lì, alta e piatta. È una coda da animale acquatico perché una coda alta e piatta serve per muovere meglio l'acqua. Quindi abbiamo cominciato a capire che lo spinosauro fosse un dinosauro diverso da tutti gli altri, anche come modo di vita. Stava un po' sulla terra, un po' nell'acqua. Vedete, abbiamo trovato quasi tutta la coda, quasi tutta. Ci manca la punta, ma la troveremo, tornando a scavare. Ecco com'era fatto, ed ecco una sua ricostruzione, dove vedete, fatta sempre da due paleoartisti italiani, Davide Bonadonna e Fabio Manucci, e qui che nuota, in questo video, fatto su un computer di casa, pensate, meglio di Jurassic World. Adesso con i computer di casa si possono fare queste cose. Le zampe palmate si vedono ad un certo punto, dopo le vedi meglio. Qui vedete che abbiamo fotografato un osso tutto intorno per fare una, si chiama fotogrammetria, è una cosa complicata. Comunque serve per mettere sul computer tutte le ossa in tre dimensioni. E quando tu hai il file in tre dimensioni di un osso, puoi anche stamparlo con una stampante 3D. Questa è una cosa bellissima che possiamo fare anche tra noi paleontologi. Tra un continente e l'altro ci possiamo scambiare le ossa stampandocele con le nostre stampanti. Questa è una delle vertebre della coda dello spinosauro del Marocco. Qui vedete una forma, una sagoma della coda messa nell'acqua per vedere quanto spingeva. Questo è un tunnel dell'acqua in un'università americana, l'Università di Berkeley, dove abbiamo fatto lo studio di come funzionava questa coda. E qui lo vedete ancora, che nuota. Quindi lo spinosauro, secondo voi che cosa poteva mangiare? Soprattutto pesci. Soprattutto pesci. Tutto quello che trovava, secondo me, questo qua si mangiava. Perché era lungo fino a 15 metri. Stiamo parlando di un animale più lungo del T-Rex. Non più grande come massa, giusto. Era più snello, giusto. Qui vedete le zampe palmate dietro. Avete visto le zampe palmate? Scusate. Ecco, allora andiamo avanti. L'arma segreta. L'abbiamo scoperto perché questo naso fossile, lungo un metro, è al Museo di Milano. Io l'ho studiato tantissimo, lo potete vedere se andate nella sala dei dinosauri. Esatto. Questo qui è lungo un metro e indica che uno spinosauro poteva essere lungo anche 15 metri. Ma come facciamo a sapere che c'aveva questo naso super sensibile? Abbiamo fatto la TAC, l'abbiamo portato all'ospedale. E abbiamo fatto tutta una scansione per vedere come era fatto dentro e abbiamo visto che, che il nervo trigemino, cioè praticamente il nervo che sentiamo quando ci fanno male i denti, aveva questo nervo molto sviluppato che arrivava e si ramificava sulla punta del muso. Sulla punta del muso c'erano dei sensori come quelli delle automobili. Le automobili nuove che hanno i sensori per non andare a sbattere contro il muro, ok? E ce l'hanno anche i coccodrilli questa. Esatto, ce l'hanno anche i coccodrilli. Questa specie di sonar serviva per trovare le prede nell'acqua, anche di notte, oppure anche se c'era il fango. Lui non aveva bisogno di guardare, aveva un naso sensibile, ok? Eccolo qui, nell'ultimo capitolo del libro Dinosauri spiegati a mio figlio, e questo è Stefano, che oggi non c'è ma vi saluta tutti quanti ed è contento se leggerete la sua storia. Adesso c'è una piccola sorpresa, se avete pazienza. Intanto qualcuno può fare delle domande, penso, non lo so, chiedo. Siamo fuori tempo,
siamo fuori tempo o no? No, va bene. Ok, allora qualche domanda. Nel frattempo poi tiro fuori dalla valigetta magica delle cose e vi faccio indovinare che cosa sono. Cristiano, una sola cosa, saluta chi è in diretta che salutiamo. Saluto anche coloro che ci seguono in diretta. Eccoli lì. Ciao a tutti, grazie per averci seguiti. Alla prossima.